Assessore, dopo Good Food in Good Fashion, adesso Good in Design. L'altra volta aveva detto si tratta di dare un valore sociale al cibo, questa volta invece. E ripetiamo lo stesso modello, quindi direi la stessa cosa probabilmente. È la differenza rispetto all'iniziativa precedente, che stavolta noi allarghiamo in modo più, diciamo, vasto al tema del design come elemento di gusto, e per me l'elemento di gusto è l'elemento che contraddistingue il cibo, l'alimentazione, il gusto, la moda, il design, tutto ciò che è bello e che viene dalla regione Lombardia ci interessa e noi vogliamo promuoverlo partecipando a iniziative che erano sorte spontaneamente. Questa è un'iniziativa che aveva il suo percorso già tracciato, nella quale ci siamo infilati e saremo presenti in Piazza Affari, riscoprendo una parte importante di Milano nei giorni importanti del Salone del Mobile, con una grande manifestazione popolare, anche se vogliamo, legata proprio al cibo. Saremo ad offrire cibo lombardo. Nella promozione del sistema del cibo lombardo, cosa che farà anche nel suo viaggio a Dublino, no? Oggi io sono impegnato a Dublino, sarò per i prossimi 3 giorni, non parleremo solo di cibo lombardo, ma parleremo anche di Expo, cioè una cosa un pochino più vasta come tema. La tappa di Dublino è la quinta in Europa che facciamo, il World Expo Tour, e anche in questo caso andremo a parlare di tutela dei prodotti, tutela del cibo, di lotta alla contraffazione, del protocollo che abbiamo, sulla contraffazione alimentare in particolare, del protocollo che abbiamo insieme predisposto, che stiamo portando in giro per il mondo in cerca di condivisione. Tutte queste iniziative le facciamo finalizzate a quel periodo, considerando quel periodo non più solo 6 mesi. Per noi quel periodo, come dice il Presidente, devono essere almeno 6 anni, cioè noi dobbiamo fare in modo che il pubblico di Expo di quei 6 mesi sia caratterizzato da soggetti che poi troveranno assolutamente utile e necessario tornare in Lombardia, perché in Lombardia troveranno tutto quello che vogliono, hanno la possibilità di trovare tutto quello che vogliono. Noi quindi vogliamo cominciare a sondare tutte le disponibilità nell'arte, nella cultura, nel cibo, nella musica, tutto ciò che abbiamo di buono da offrire al mondo lo vogliamo mettere in un pacchetto, un'offerta che non duri solo i 6 mesi di Expo, ma che duri anche per qualche anno successivamente.